A Trapani, parlando di Isola Ferdinandea, che come la mafia ogni tanto va giù, ogni tanto riemerge. È un intervento un po' particolare. Premetto che non ho letto il libro, quindi magari se ne parla nel libro. Ed è un discorso affrontato sicuramente tante volte. Ho avuto il privilegio di diventare amico di Letizia Battaglia dopo una conferenza che abbiamo fatto qui. Avevamo tutti e due la fotografia. E tra l'altro ho avuto il privilegio e il grande piacere di fatto una foto a Letizia Battaglia, che lei mi disse, lei non amava essere fotografata lei, però le fece una foto per caso, perché eravamo al bar di sera dopo la conferenza e dietro lei c'erano le carte funebri. Mi è piaciuto vedere questa foto in bianco e nero, vedere lei rappresentata proprio così, in una foto molto siciliana, e a lei è piaciuta moltissimo. Poi ve la girerò perché è una foto molto bella. Il discorso riguarda proprio questo: personaggi straordinari come Letizia Battaglia, personaggi, ho il privilegio ovviamente di stasera essere qui con Luca Orlando, un personaggio straordinario. In quel periodo in cui è stato sindaco, vi ricordo che lui camminava su una fune tesa su due baratri, ci si sbilanciava da un lato ed era accusato di essere connivente, dall'altro lato esponeva il petto allora alla facilità dei proiettili della mafia. Questa è la situazione, quindi è stato veramente un periodo difficilissimo. Ma sappiamo benissimo la frase famosa di, non so se si parla di Sciascia nel libro, dei professionisti antimafia. E il discorso è quello. È un discorso che vale anche per Letizia Battaglia. Letizia nicchiò molto su questa domanda e mi passa un pochino infastidita, forse fraintendendo il senso della domanda. Quando le dissi professionisti della mafia, sono coloro che hanno avuto un carrierismo grazie alla mafia, sono coloro che hanno avuto un consenso grazie alla mafia. Letizia, tu ti senti un po' in questo senso essere stata un po' agevolata in questa tua fortuna, in questo tuo essere così nota grazie alla mafia? E carrierismo che, ricordiamo, sindaco, riguardava anche i magistrati. Attenzione, lo stesso Sciascia accusa Borsellino, è vero, di essere stato agevolato quando fu nominato procuratore della Repubblica di Marsala, di aver utilizzato questo grande successo nella lotta alla criminalità organizzata. Il discorso è quello. Come sarebbe stata? Però sinceramente, senza magari infastidirsi come fece Letizia quella volta, ma l'abbiamo superata, come sarebbe stata la vostra vita in un altro contesto? Grazie.